Una nuova stagione dei campionati dilettanti è al via. L'Eccellenza è già alla seconda giornata, dalla promozione alla seconda, domani in campo per il primo turno di campionato e poi la terza con la seconda giornata dei triangolari di Coppa. Una nuova stagione ricca di impegni dove il calcio aretino proverà nuovamente ad emergere nel panorama toscano che nell'ultima stagione ha raccolto importanti successi al torneo delle regioni. Effettivamente quest'anno abbiamo tante squadre, perché ricordiamo anche che abbiamo preso come delegazione di Arezzo, abbiamo preso delle squadre di Siena, quindi la nostra provincia è ben attrezzata come numericamente. L'augurio veramente, domani iniziano praticamente tutti i campionati, all'infuori della terza, e di fatto noi proprio stamane a Coversano abbiamo fatto una lezione tecnica a tutte le società, dall'Eccellenza alla seconda categoria, perché come ormai sappiamo ci sono state delle notevoli variazioni a livello AIA, a livello arbitrale, addirittura per inciso le modifiche sono 96, ma no, le cose più importanti, insomma, stamani il presidente Trepoloni Matteo ha illustrato a una sala gremitissima di società e allenatori e giocatori quelle che sono le varianti più importanti di questa stagione sportiva 2016-2017. L'augurio veramente a tutte le nostre società che siano un campionato con qualche bella vittoria, specialmente per quanto riguarda l'Eccellenza, ma tutte le categorie di passaggio di promozione. Comunque l'importante è che sia un bel campionato dove c'è veramente l'impegno di tutti e che siano gratificate quelle che sono gli sforzi che ogni società ha effettuato. Tra i fiori all'occhiello di questa stagione ci sarà ancora una volta il settore giovanile e poi il calcio femminile che con l'Arezzo è tornato in Serie B. Quando il presidente mi chiese appunto di avere comunque a livello regionale l'autorizzazione per poter essere ripescate in Serie B, io sono stato ben felice di appoggiare questa richiesta, che poi è andata a Roma, è stata accolta, quindi siamo contentissimi, perché non ci dimentichiamo, a parte nel futuro prossimo ci saranno una riforma dei gironi comunque del calcio femminile, ma veramente si sta sviluppando in maniera importante. L'augurio veramente è quello che nascano sempre più squadre calcio femminile, e io ringrazio in particolar modo l'Arezzo, la società sportiva, che ha voluto al proprio interno conglobare quello che è il calcio femminile anche nella nostra provincia. Quindi questo sta a dimostrare l'impegno anche a livello nazionale che c'è sul calcio femminile.